Gentili telespettatori, bentrovati. Dopo un po' di tempo ritorniamo in un talk show televisivo dedicato alla politica. Oggi lo facciamo con i consiglieri di minoranza del comune di Agropoli e quindi saluto subito Gisella Botticchio, consigliere della Lega. Buonasera Gianni e benvenuti ai telespettatori. Mario Pesca, consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle, benvenuto. Salve, grazie dell'invito sempre, Gianni. E vediamo se il consigliere Agostino Abate è in collegamento attraverso il web. Vediamo se ci sente. Agostino Abate, ben trovato. Grazie, sono qui, vi sento benissimo. Buonasera a tutti. Bene, Agostino Abate, saprei a quale partito appartenga. Io ci provo. L'ultima volta era di Fratelli d'Italia. È ancora un componente di questo partito oppure no, Agostino? Partiamo Io subito con questo. sono stato un iscritto di Fratelli d'Italia, ora non lo sono più perché gli ultimi avvenimenti accaduti a livello locale non mi hanno convinto tanto e di conseguenza non ho rinnovato più il tesseramento con Fratelli d'Italia, pur essendo di estrazione, di mentalità, di cultura, di centrodestra, non sono però iscritto in questo momento a Fratelli d'Italia né ad altri partiti. D'altronde è stata un po' sempre la mia caratteristica. Io non sono stato mai visceralmente attaccato ad un partito, praticamente. Quindi questo lo sanno tutti, lo so anche io, e da questo momento in poi penso che lo sapranno ancora di più tante persone. È interessante saperlo perché tra un anno si va al voto ad Agropoli, ecco perché ci tenevo nel presentare i miei ospiti anche con l'appartenenza politica. E io partirei proprio da questo, insomma, dal fermento che già c'è in città, a quanto sembra alcuni consiglieri già fanno campagna elettorale, propaganda, non so se è il vostro caso, però io sono qui a chiederlo e come sempre la prima domanda alle donne. Gisella, stai un po' valutando un'ipotetica candidatura? Insomma, raccontaci. Sì, effettivamente la città è in fermento, hai detto bene, in città si parla tanto, c'è malcontento e quindi perciò si parla tanto per le prossime comunali che fra 12 mesi il popolo di Agropoli sarà chiamato alle urne. Ovviamente, come dice Nino Abate, noi apparteniamo a un partito centrodestra, è il partito di appartenenza. Sperando che ci darà il suo appoggio, perché Agropoli politicamente è un po' abbandonato. Allora, molte volte io condivido anche la linea che dice Abate. Noi facciamo le tessere, diamo il nostro contributo, però vogliamo anche in contropartita un aiuto, una collaborazione. Agropoli oggi è una città decadente dal punto di vista culturale, politicamente parlando, Gianni. Ci sta una classe dirigente, se vogliamo parlare, la vogliamo dire tutta in consiglio comunale, una maggioranza che sta in uno schieramento di centrosinistra, però è molto divisa tra di loro. Quindi noi abbiamo visto uno spettacolo indecoroso, l'ultimo consiglio comunale, effettivamente la città non aspetta altro di recarsi alle urne e non aspetta altro che tra di noi troviamo una quadra, cioè una leadership, ci deve essere un qualcosa da preparare, da organizzare, perché effettivamente chi ci rappresenta, mi dispiace dirlo, il nulla. Il nulla non ci sta, vedi, siamo a giugno, oggi 15 giugno, è una città che non si prepara ad accogliere il turismo, ci manca l'ABC del turismo e quindi vedi, ho toccato subito il punto dalla politica alla problematica, diciamo, la più spicciola. E quindi quando una città non ha una classe dirigente, non ha delle figure che la rappresentano, fronteggiano il problema del momento. Parliamo delle alghe, però la gente quando cammini per strada ti chiama Gisella, ma le toglieranno l'alghe al porto? Gisella, le toglieranno? Come Lega c'è stato un provvedimento in Senato dal sottosegretario all'ambiente Vanni Agava,
Però ti fermo un attimo, perdonami, perché cerchiamo di Di puntare andare l'attenzione soprattutto sui nostri problemi, al di là della propaganda che facciamo poi ai politici che sono superiori a noi. Insomma, ben venga i consiglieri, insomma, diciamo i politici che ci rappresentano in regione, insomma, al ministero e quant'altro. Parliamo dei nostri problemi. Tu hai detto una cosa giusta, secondo me. Ovvero hai attenzionato la problematica del turismo sulle alghe, cioè non è plausibile che ancora una volta un turista arriva ad Agropoli nel mese di giugno, Mario, Agostino, e trova ancora una volta, dopo tantissimi anni, montagne e montagne di alghe, nonostante avessero annunciato questi 500.000 euro dalla regione per, diciamo, una rimozione. Io per quanto riguarda le aghe, ho portato in consiglio comunale, non appena praticamente sono stato inserito in consiglio, come risolverlo? Cioè, la problematica delle alghe poteva essere risolto e il sindaco in un primo momento ha seguito la mia tesi. Ma scusami, però adesso perché non si spostano? Tu dammi qualche informazione al momento. Allora, al momento io l'ho detto già all'epoca, noi siamo sempre in ritardo perché purtroppo il problema delle alghe va affrontato nei periodi di marzo, febbraio-marzo massimo. Noi ogni anno vogliamo affrontare il problema delle alghe quando? A giugno, cioè a stagione iniziata. È chiaro che ci saranno delle problematiche enormi, cioè quella di togliere le alghe significa emettere, togliere le alghe e accumularle, significa che quelle spiagge, prima di tutto, non le liberi. Seconda cosa più grave è che ci sarà quello che c'è, un cattivo odore per l'intera città e che sta provocando questo. Qual era la soluzione proposta dal Movimento 5 Stelle con il suo... Lascia stare No, questo, perché il Movimento 5 torniamo. Stelle, Ti prego, come... non dobbiamo fare No, scusami, però propaganda. io dico il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, non voglio fare propaganda a livello nazionale. Io avevo proposto questo, è che esistono già in tante città quella di fare una macchina che potesse riuscire a separare le alghe dalla sabbia. In questo modo, caro Gian, si creavano due grandi opportunità. Prima di tutto si creava... Sì, ho capito Mario, ma tutto questo non è successo, No, non è accaduto, è inutile che ne parliamo, capito? non è accaduto perché noi ogni anno vogliamo arrivare con gli scavatori, al di là dei 500.000 euro che adesso ci sono, con gli scavatori ogni anno a giugno. E questa è la realtà dei fatti. Bene, allora cosa farete per poter cambiare questa mentalità? Soprattutto l'anno La prossimo. mentalità che bisogna cambiare è che con le alghe, ma con il turismo in generale, bisogna partire già di per sé alla fine della stagione, cioè da settembre, già bisogna programmare per l'estate successiva. Giacché per quanto riguarda il problema delle alghe, vi sono le mareggiate, è chiaro che da marzo bisogna già agire sulle spiagge e sulle alghe, perché non è possibile che ogni anno si arriva a giugno e vediamo le ruspe che spostano queste alghe. Ok, Ma ti candiderai l'anno prossimo con i 5 Stelle oppure no? Stai valutando? Allora, io per me il mio partito è sempre il Movimento 5 Stelle perché sono stato eletto in quel partito e resterò in quel partito. Quindi chiaramente Un partito che però, perdonami, non c'è più ad Agropoli, diciamolo. No, non è che non c'è più, ma se tu vai a guardare ad Agropoli non c'è nessun partito. Cioè, il problema qual è? Il problema è che il partito è nelle idee e nelle idee il partito Movimento 5 Stelle c'è. E c'è stato ed ha portato tanti vantaggi anche nell'amministrazione nelle proposte che ha portato avanti. Questa è la realtà. È chiaro che sono le idee di un partito che devono andare avanti. E adesso, in questo momento, per aprire un brevissimo passaggio a livello nazionale, noi teniamo uno delle persone più importanti. Va bene, va bene. Poi ne parliamo. Agostino Abate. La domanda è molto interessante, Gianni, però la risposta sì, mi candido, non mi candido, con chi mi candido, potrebbe praticamente non essere sufficiente. Quindi mi devi consentire giusto un minuto, una disamina particolare. Io sono consigliere di opposizione dal 2012, allorquando non ho visto più chiaro quella che era la maggioranza dell'allora amministrazione Alfieri. Dal 2012 ho assunto il ruolo di opposizione perché ho visto che quella democrazia bella, partecipativa, che era all'inizio dell'amministrazione dal 2007 al 2012, cominciava a venire mano a mano meno. Quindi non ho più digerito questo modo di fare la politica locale e sono stato in opposizione. Sono stato in opposizione
Penso di non nascondere niente a nessuno dicendo che l'ho fatta con metodo, con dovuti particolari, con scritti, con continue rimostranze. Non mi sono mai negato e tirato indietro a nessuna delle opposizioni che dovevo portare avanti. Chiaramente ero solo, proprio solo come un cane in consiglio comunale, quindi portare avanti un'opposizione a livello diverso sarebbe stato difficilissimo, ma io penso di avercela messa tutta e di esserci anche riuscita. Poi parleremo ancora più a lungo di questo, perché questo è un elemento fondamentale e fondante per quello che riguarda il proseguo della mia vita politica in Acropoli. In tutta questa mia opposizione, sia nel quinquennio 2012-2017, sia in questo quinquennio 2017-2022, ormai prossimo alle porte, molti attivisti politici hanno pensato che loro avrebbero saputo fare meglio. Quindi, pensando che loro avrebbero saputo fare meglio, invece di collegarsi con una linea di opposizione, ne hanno preso a volte anche le distanze in modo netto e preciso. Hanno tentato e stanno tuttora tentando di scardinare questa figura politica del consigliere Abbate di opposizione. Non so perché, non so quali sono le vere motivazioni, ma è la verità, sotto gli occhi Agostino, Agostino, di tutti. Sì. scusami, però devi tirar fuori i nomi, altrimenti, cioè, io non so di cosa stai parlando. Fammi Chi finire sono? completamente, no, Chi sono questi personaggi? fammi finire, Gianni, se mi fai finire il discorso, molto probabilmente non c'è bisogno di tirare nome, perché sto parlando praticamente di quello che è in atto, cioè del degrado con cui il centrodestra, ma anche la maggioranza di centro-sinistra affronterà le prossime elezioni. Voglio arrivare a questo, devo documentare questo. Stanno tentando quindi praticamente di scardinare questa politica dell'opposizione nell'opposizione, chiaramente. Poi nelle maggioranze hanno anche loro i loro problemi e parleremo anche di queste. Infatti, praticamente in questo cosiddetto sistema della maggioranza c'è pure chi vuole emergere, chi vuole praticamente non accontentarsi di quanto ha ricevuto. Quindi i problemi la maggioranza ce l'ha, come ce l'ha la minoranza o l'opposizione, come vogliamo chiamarla. Siccome io personalmente, molto immodestamente, ma personalmente, ritengo di non aver mai trascurato il mio ruolo di consigliere di opposizione, anzi ritengo di averlo onorato bene, ed in più non ho alcuna volontà di cedere, di accettare interventi a gamba tesa da parte di chi nella stessa opposizione vuol fare ciò. Automaticamente, siccome vedo che i mali sono comuni sia nella maggioranza sia nella minoranza, può darsi che i cittadini di Agropoli si rendano conto di questo malessere nella maggioranza e di questo malessere nell'opposizione e possono incominciare ad orientarsi diversamente. Ovviamente questi orientamenti diversi dalla cittadinanza saranno molto importanti alle prossime elezioni. Allora, non sono stato mai un politico e questa volta dico, da discreto politico, sto ad aspettare, sto aspettando praticamente quali sono i passi che farà l'opposizione, quali sono i passi che vuol fare la maggioranza. Attenderò questi continui, diciamo, mutamenti che potranno verificarsi e poi deciderò. Questo per dirti in modo chiaro, preciso e preciso, senza sfuggire poi alle tue domande, che non ce l'ho in particolare con qualcuno della fascia dell'opposizione o con qualcuno della fascia delle maggioranze. Sto aspettando praticamente bene. Non vedo praticamente nessun movimento nelle opposizioni da nessuna parte, né da parte mia né da parte di altri. Questo è quanto ti dovevo dire per farti capire il mio pensiero su questo momento politico che la città di Agropoli sta attraversando. Certo, Agostino, però perdonami, mi sembra di capire che tu butti la pietra e poi nascondi la mano. Cioè, hai detto non Posso ce rispondere? l'ho con Posso nessuno dei rispondere? due qui presenti, cioè prima dici c'è qualcuno che insomma in qualche modo non è deciso e insomma va per un'altra strada e poi dice non ce l'ho con i consiglieri qui presenti. Non lo so, forse è una mia sensazione. Sta di fatto che però. Se ce l'avessi avuta con i consiglieri qui presenti, lo avrei detto in modo chiaro ed inequivocabile, così come il mio costume, così come il mio comportamento in tutto ciò che contraddistingue la mia vita personale, professionale, politica e culturale in generale.
Chiaramente non li faccio esenti, chiaramente non li faccio esenti da alcune responsabilità, ma responsabilità che sono veniali, come sono responsabilità veniali ancora le mie. Quando le stesse dovessero diventare mortali e non veniali, lo dirò esplicitamente, in modo chiaro e preciso. Dai, però lo spunto di parlare di un fatto strano accaduto in consiglio comunale, ovvero non avete eletto un vostro elemento, non avete eletto un vostro elemento nella commissione paesaggio. O sbaglio? Ti do perfettamente ragione. Io ti dico pubblicamente che ho votato il geometra Cioffi Gerardo e tali erano gli accordi con le opposizioni, che dovevamo votare lui, e io l'ho votato, te lo dico pubblicamente, senza nessun timore di essere smentito. Se qualcuno non l'ha votato, questo lo deve dimostrare chi non l'ha votato. E allora sentiamo Mario Pesca e Allora, Gisella sì. Botticchio. Allora io praticamente mi chiamò a me Gerardo Cioffi circa un mese fa, prima. Io l'ho richiamato a Gerardo Cioffi perché ho votato Gerardo Cioffi. Cioè, quindi io, a me, al di là del fatto della minoranza, è stato un impegno personale mio nei suoi confronti. E l'ho votato sia al primo turno e sia alla seconda volta. Quindi ho votato Gerardo Cioffi perché, al di là di quello che potevano essere gli accordi di minoranza, Quindi perché lei c'era un ritiene che sia rapporto, colpa Gerardo Cioffi? c'era un rapporto forte con Gerardo che mi ha telefonato e io ho votato Gerardo Cioffi. Su questo io non ho Gisella? Ho dubbi. votato Gerardo Cioffi. Ma Quindi. però poteva essere palese, perché io ho chiesto di alzare la mano e votare palesemente, non l'hanno voluto fare. Quindi Perché non avevamo problemi. io su questo punto, al di là del fatto, ribadisco, della minoranza mi si accordano, io ho votato Gerardo Cioffi e su questo non c'è. Cioè, io. Tanto è vero che ne E parlammo te non pure con hanno Nina. votato, io anzi dicevo votiamolo No, palesemente, no, no, dice si no, vota a questa scheda è una segreta. realtà. E quindi perché hanno votato? Si potrebbe rifare la votazione. A questo punto si può rifare. Quindi, gentili telespettatori, devo dedurre, insomma, che Gerardo Cioffi ha ricevuto due voti, però i nostri amici consiglieri Probabilmente si è persa la luce. hanno assolutamente confermato il loro voto, quindi ne avrebbe dovuti avere tre, ma in realtà sono due. Non lo so, io direi che questa situazione effettivamente. Potrei intervenire? Eh? Posso, Gianni? Certo, Allora, mi assolutamente. prendo tutte le responsabilità. Ritengo che uno dei due che sta in studio sta mentendo. Me ne piglio tutte le responsabilità. Mi accusassero loro adesso. Allora, oggi no, è un processo fatto. Io invece chiedo al Consiglio Comunale di rifare la votazione e la fa palese, così non c'è più chi si nasconde. Io chiedo questo. Io allora per Io quanto riguarda, richiedo di diciamo. fare, Gianni, lo puoi fare tu. Scusa, facciamola di nuovo. Per quanto mi riguarda, io non è che voglio. Io richiedo di No, farla. allora io penso una Per, cosa, per, 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 no, no, perdonatemi. scusami, per quanto mi riguarda, io posso dire soltanto una cosa con certezza. E là ci sono anche le schede, se eventualmente possono essere No, io viste, richiedo la anche la votazione. scrittura, perché Io ognuno di noi richiedo ha la votazione. no, ognuno di noi ha una scrittura particolare, no? Io sono pronto ad andare a riprendere tutte quante le schede e verificare se la scrittura che ho scritto Gioffi Gerardo appartenga a me o no. Quindi io sono perfettamente, posso andarci in qualsiasi Scusa, momento, se andare a prendere ma le perché è schede, processato oggi chi ha votato? Cioè, al di là. già che c'è la No, grafia, allora no, questo Mario, voglio addirittura. chiarire con No, ma Gisella quindi questa io non, situazione che porta. no, voglio dire, e non ho nulla da giustificare No, ma perché io l'ho voglio fatto il ripetere voto e la basta. votazione, ripetiamola. A questo punto è meglio ripeterla, Questa secondo me. Gisella, perdonami, questa discussione Ripetiamo la votazione. porta verso la direzione di far capire, ahimè, e Allora, questo lo devo posso. dire ai miei telespettatori, così capiscono pure Ma come, scusa, insomma, la comunque non era situazione, segreto. perdonatemi, la situazione Oh, politica Mario, non era attuale segreto. della nostra città, dove purtroppo devo dedurre che anche la minoranza è spaccata, e questo è un peccato. Perché? Perché giustamente, avendo una minoranza spaccata, già debole di per sé, perché sono solo in tre. L'anno prossimo, insomma, la sfida non sarà così tanto entusiasmante perché se non c'è coesione, se non c'è unione, probabilmente si frammenteranno e ancora una volta la maggioranza vincerà di nuovo le elezioni. Fermo restando, attenzione, no, io voglio
fare questa premessa, faccio questo ragionamento politico assolutamente al di là delle parti, io sono al centro, cioè per me se vince la minoranza attuale l'anno prossimo che si candiderà, insomma qualcuno della minoranza, o vince qualcuno della maggioranza, non è che io faccio il tifo, però sto ragionando, no, in termini di democrazia, in termini di giustizia politica. Agostino, o no, o sbaglio? Io voglio dare ancora un sostegno a questo tuo ragionamento. Tu hai parlato di divisione in tre. Secondo me hai usato un numero personale minimo. Siamo divisi in più rivoli. Ed è inutile negare, ed è quello che io ho espresso all'inizio di questo collegamento, caro Gianni. E non penso che te lo sei dimenticato. Siamo fortemente divisi, così come lo sono pure in maggioranza, ma nelle opposizioni non stiamo meglio, stiamo peggio addirittura. Prego Mari, veloci però, ragioniamo un po', due minuti. Io do perfettamente ragione ad Agostino, il problema è che la minoranza d'Agropoli è del tutto inesistente, al di là della minoranza come rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale. Esatto. E allora, qual è la mia richiesta che ho sempre fatto? È questa. Secondo me tutti coloro che praticamente ci tengono ad avere una visione politica e che sono contro quella che è l'attuale maggioranza, devono fare un passo indietro, cioè nel senso di riunirsi tutti quanti, mettere da parte le proprie candidature personali anche, e ambizioni personali come sindaco, e quindi tutti quanti riuniti fare la riunione, vediamo chi ci sta in questa grande riunione di opposizione reale a questa maggioranza. Fatto una grande, dopo questa riunione tenuta a Bade a battesimo, dopo deve essere candidato, uscire il candidato a sindaco, facendo tutti quanti, non da parte prima da parte mia e poi da parte tutti quanti coloro che sono stati nell'amministrazione comunale fino adesso, facendo un passo indietro, perché solo così si riuscirà a trovare un candidato che possa rappresentare tutti quanti. E il passo chiaro, indietro sarà difficile un po' per tutti, secondo me, Gisella? No, aspetta, scusami, no, io la vedo in questo modo, perché solo in questo modo si capirà effettivamente chi vuol portare avanti un discorso di Mario, opposizione. Mario, tu lo fai un passo indietro? Assolutamente sì. Gisella, cioè, lo fai? Mi devi dare un minuto. Sì, ma rispondimi così a freddo, un passo indietro lo faresti? Un passo indietro rispetto a che cosa? Alla candidatura a sindaco alle prossime elezioni come rappresentante della minoranza, giusto? Rappresentante della minoranza. Il 31 dicembre sono arrivati i revisori di conti da Salerno. Però aspetta, no, mi devi rispondere in modo... No, ma parliamo di minoranza e di opposizione, allora, ma parliamone bene, Agostino, perché non ne devi parlare così. Assolutamente. Parliamone assolutamente. Bene. No, ma ci arriviamo. Agostino, saresti disposto a fare... Ti voglio sentire che cosa era il 31 dicembre, falla parlare. Giusto le risposte a freddo e poi dopo ci torniamo. Agostino, saresti disposto a fare un passo indietro? Un passo indietro, come ha detto Mario, ma due passi indietro. Alle condizioni. Gisella, manca la tua risposta. Due passi e poi ti faccio parlare. Allora, il passo indietro rispetto a una candidatura che... A sindaco come rappresentante della... Sto ancora aspettando, fate ancora, perché hai sentito che io ho detto qualcosa? È certo che faccio un passo indietro, ci mancherebbe. Perfetto, allora possiamo intavolare un ragionamento, certo. Mario. Sì. Ok? E mi auguro che la minoranza dopo questa puntata si incontrerà e ragionerà. Ok, chiuso il discorso. Era solo questo per far capire, Gisella, che un ragionamento tra di voi si può fare. Prego, vai con quello che stavi... Allora, all'opposizione, tutto il rispetto per il collega Abate e per il collega Pesca, ma noi le battaglie in consiglio le abbiamo fatte tutti. Ovviamente io ho molta stima per il collega Abate perché lui ha iniziato molto molto prima di me e quindi va a stima, penso. Mario è arrivato dopo di me. Io penso che negli ultimi 3 anni qualcosa di buono è stato fatto. Il 31 dicembre io volevo alzare le barricate in consiglio comunale quando ho visto i 3 revisori dei conti presenti con un parere contrario e che la maggioranza si ostinava a non far parlare il revisore. Io mi sono battuta, ma non solo in quel contesto, che è stato un contesto difficile, perché poi lì molte volte mi sono trovata anche da sola, ma in tanti altri contesti, nell'argomento del porto, nell'argomento del cineteatro, nell'argomento delle assunzioni, nell'argomento dell'ospedale, cioè qua si batte il collega Abate, si batte Pesca, ma cioè ci battiamo tutte e tre.
che probabilmente negli ultimi tempi forse ci vediamo poco, probabilmente è stata colpa della pandemia. Collega Abate ha qualche anno più di noi, ovviamente è uscito di meno. Può darsi che ci sia stato meno intento, meno incontri e voglio dire meno sinergia. Però questo non denota che noi possiamo sederci, incontrarci come abbiamo fatto oggi, fare il punto della situazione, anche perché ci aspetta il bilancio di luglio, dove non si annunciano cose belle, gradite per i cittadini. Quindi lì bisogna fare una grossa, grossa battaglia. Il collega Abate, diciamo, ne mastica bene perché è entrato prima di noi a fare l'opposizione, quindi conosce bene le dinamiche. Tutte e tre, come abbiamo fatto l'ultimo consiglio, ci batteremo come leoni. Questo è, voglio dire, l'opposizione. Io non è che ero abituata a fare l'opposizione. Io in Comunità Montana con Vassallo, io 5 anni sono stata in Ok, allora maggioranza. bene. Gianni, io volevo tornare su anche sul... Un minuto. Per moralizzare la questione anche sulle votazioni. Io praticamente sto assistendo a qualcosa di deplorevole. Qual è? In giro per In Agropoli. giro per Agropoli. I consiglieri comunali, tanti consiglieri comunali della maggioranza, sono già in campagna elettorale. Fammi un nome, dai. No, vabbè, no, non voglio fare i nomi, ma sono già... Mario, ma No, se noi non no, facciamo i ma, lo sanno, nomi, ma lo sanno, lo i sanno, nostri lo sanno, ma telespettatori lo poi sanno tutti. Allora, sono non già... possono Allora, seguire una linea. no, io voglio fare un principio, non quello che è personale, il principio. Vabbè, ma Invece, io voglio invitare loro di fare la campagna elettorale, sì, ma devono andare a chiedere i voti portando e dicendo che cosa hanno fatto in questi 4 anni al comune di Agropoli. Loro vanno a chiedere soltanto i voti personali, ma non portano avanti quello che hanno programmato, quello che hanno portato, quello che hanno fatto per questo comune. E questo io volevo fare l'invito. Cari cittadini, l'invito è questo. Quando vengo da voi a chiedervi il voto, quelli di maggioranza, domandate, non perché chiedono il voto, ma che cosa avete fatto per questi 5 anni? Perché quella è la vera sfida, è quello che dovrà essere il futuro. Cioè non è chiedere soltanto i voti perché sono belli, perché chissà che hanno fatto qualche favoreggiamento personale, eccetera, ma per aver fatto e portato avanti un programma per lo sviluppo di questa città. Vabbè, Questi però i consiglieri non ci cittadini sono. di Agropoli sono No, intelligenti, lo perdonami. so che sono intelligenti, però io voglio che sia che quando vengono a chiedere i voti bisogna anche chiedere che cosa hanno È fatto. giusto, e questa è una cosa giustissima. Agostino. Non lo so qual è l'argomento che vogliamo, ci stanno tante cose da parlare. Vedi Gianni, se mi dai un minuto posso fare un elenco addirittura. Sai perché? Perché quando tu mi hai chiamato per dirmi, vedi che stasera ci vuole essere, o un altro giorno quando mi hai chiamato, un'intervista a voi tre consiglieri di minoranza, io come al mio solito, caro Gianni, mi sono messo e ho studiato, perché purtroppo io non so fare meglio, cioè nel senso che non so andare all'impronta, nemmeno nelle interviste. Quindi ho pensato, su Gianni molto probabilmente mi interrogerà, si vorrà informare su determinate situazioni. Ebbene Gianni, la prima situazione era quella praticamente dell'attuale situazione politica interna della minoranza e della maggioranza, e te ne ho parlato un po'. Adesso ti parlo sul fatto che i cittadini siano intelligenti, non c'è dubbio, ma che i cittadini siano stati soggiogati da un potere, diciamo, della maggioranza, questo è altrettanto vero. Perché Gianni? Per un semplicissimo motivo: i cittadini sono stati loro per prima ad eleggere il 90% dei consiglieri comunali. Il 90% di 16 consiglieri comunali praticamente fa 14. Loro hanno eletto 14 consiglieri a parte sindaco, 14 consiglieri di maggioranza e due consiglieri appena di minoranza. Quindi hanno voluto fortemente questa maggioranza. L'opposizione mia in particolare, parlo della mia, non parlo con gli altri perché anche gli altri giustamente hanno fatto il loro. Io sto parlando però ovviamente del mio. La mia opposizione è stata costante, diciamo reiterata, ho scritto alle autorità, per autorità non intendo Procura della Repubblica o Tribunale come qualcuno può pensare, ma alle autorità sovraordinate, cioè Prefettura e Corte dei Conti, che dovrebbero effettuare il controllo praticamente, diciamo, esterno sulle attività di un ente comunale. E li ho documentati su tutto, l'ho documentato su assunzione di parenti e amici in randomatici concorsi, su procedure volutamente errate nella fase di formazione e approvazione del PUC, su errori di valutazione sulla gestione del Cineteatro, procedure volutamente errate e omissive sull'ospedale di Agropoli per mantenere fede
partitica ferma ai loro partiti, procedure volutamente errate, omissive sulla formazione e approvazione dei bilanci comunali, preventivi e consuntivi, facendo arrivare, questo è il consiglio che diceva Gelli, facendo arrivare documenti all'ultimo minuto che nemmeno nelle più atroci dittature viene consentito, invece l'Acropoli viene consentito. Procedure consiliari che hanno negato il confronto democratico e l'abolizione del question time, che hanno affossato tutte le potenzialità delle varie commissioni consiliari permanenti, distruzione completa delle consulte di quartiere da me istituzionalizzate e all'epoca funzionali, per non parlare poi di aumento indiscriminato delle strisce blu per far entrare maggiori risorse in bilancio. Per non parlare poi della solita solfa dell'Unione dei Comuni, che è una maggioranza totalitaria. Per non parlare di Trentova, della spiaggia proibita. Ho scritto su tutto. Ho costruito un blog a marzo 2013. Fino ad oggi ha funzionato un blog su cui ho scritto tutto questo, informando anche le autorità sovraordinate a controllo. Il silenzio delle autorità, il silenzio colpevole delle autorità, ha prodotto questa arroganza nella maggioranza. Ed è per questo che noi non riusciamo mai a poter fare qualche proposta che possa essere oggetto di discussione, perché sono diventate ancora di più arroganti quando hanno visto che le autorità sovraordinate non intervenivano a contrastare questo loro fenomeno totalitario. Agostino, adesso ti chiedo cosa bisogna fare se l'autorità preposta non risponde e non si attiva in merito, ecco, alle tue Bisogna denunce? impegnarsi da parte dei cittadini. I cittadini devono prendere atto, così l'ha detto Mario Pesca prima, di tutto questo, prenderne atto, fare le cose. Non abbiamo altro sistema democratico se non questo, caro Mario. Dopo aver scritto le autorità sovraordinate, il loro silenzio non generale nella intelligenza e nella, diciamo, benevolenza dei cittadini, che riescono a capire che con questa maggioranza loro, i propri figli, non miglioreranno nessuna posizione, ma la peggioreranno, la posizione dei propri figli. Se riescono a capire questo, altrimenti io continuerò a fare sempre la mia opposizione, non mi scoraggerò, perché questo è stato il mio ruolo fin dall'origine del 2012 e questo lo continuerà adesso. Caro Nino, però noi dobbiamo dire una cosa, tu hai centrato, hai perfettamente ragione. Il problema è che noi dobbiamo dare ai cittadini un'alternativa. Negli ultimi 12-13 anni, un'alternativa vera ai cittadini di un cambiamento con una vittoria diversa, purtroppo non gliel'abbiamo data. Quindi facciamoci anche noi tutti, un esame di coscienza, cioè noi non siamo riusciti, ecco perché parlavo prima di passi indietro e di riunioni di più persone, dare una reale alternativa, perché è chiaro che laddove noi ai cittadini non gli diamo questa possibilità, loro sono portati sempre ad andare ad appoggiare quelli che sicuramente riterranno di poter vincere la campagna elettorale. Ecco, noi dobbiamo essere tutti noi compatti e coesi, dandogli l'alternativa, cosa che fino adesso, dagli ultimi 15 anni, Anche questo è vero, Mario. Però 15 non anni non vedo gliel'abbiamo più dato. le basi di Questa è la verità, partenza. quindi il cittadino è portato sempre a votare e ad aderire a quella che ritiene possa essere la sua rappresentanza comunale. Chiaramente, se c'è una rappresentanza e un qualcosa di diverso rispetto a questa attuale maggioranza, chiaramente i cittadini ci potranno pure seguire. Quindi l'errore e la colpa, diciamo, parliamoci chiaro, è anche nostra. Assolutamente sì. Gisella, dai ragione a Mario e ad Agostino? Allora, io sono in linea con il collega Abate, perché effettivamente i cittadini, speriamo che loro percepiscono questo nostro dissenso, questa contestazione verso la maggioranza proprio per la mancanza di servizi. Prima però dovete superare i vostri problemi No, interni, ma scusami, interna è stata la pandemia, non ci vediamo. Penso che abbiamo finita la pandemia. Penso che Abate e partecipa. Rimane ancora il voto in commissione che Vabbè, bisogna farlo ripetere. bisogna capire Vabbè, chi di voi non ha ma votato. perché non si fa ripetere? Io chiedo di farlo ripetere. Vabbè, però il voto è Perché se stato rimane fatto. un problema impellente per la città, lo ripetiamo. Ma non tu sai meglio di me che Si non è può far possibile di ripetere, però io non mi votare. allora io non mi voglio fermare su un voto che secondo me non doveva essere segreto, ma doveva essere palese. Ma va bene così. L'hanno fatto, però è inutile perché i problemi della città sono tanti. Fermarsi su una votazione che forse non è stata fatta bene, alla luce del sole, è andata male.
Però, in che senso non è stata fatta? È perché per me doveva essere alzata di mano, è palese, così non c'erano tutte. Però sta di fatto che. Ma Gianni, ma tu mica possiamo andare. È uscito un mica voto possiamo andare dei carabinieri. No, è che. Gisella, allora, il voto. Mica solo questo. Il voto che dalla minoranza è andato alla maggioranza. Senta, è a me mi ha chiamato. Grave. Allora, a me mi ha chiamato Gisella, Gerardo Cioffi che voleva il voto. Grave. Mica io sapevo che Gerardo Cioffi era la. Io gliel'ho dato per simpatia, mica perché era minoranza. Io non sapevo neanche che il rappresentante c'era maggiore. Io ho votato perché me l'ha chiesto. Quindi voglio dire, però perdonami, però se tu mi dici che hai votato Gerardo Cioffi, Mario Pesca mi dice che ha votato Gerardo Cioffi, Agostino Abbate mi dice che ha votato Gerardo Cioffi, i voti che usciti fuori sono due, non sono tre. Quindi c'è tra di voi, perdonatevi, in amicizia lo dico, in mezzo a voi c'è qualcuno che mente, perdonatevi ma è così, è un dato di fatto. Quindi se un voto della minoranza è andato alla maggioranza, il fatto è grave. Allora la coesione, Mario, finisco. La coesione tanto decantata da te non ci potrà mai essere. Ma questo lo dico per voi, lungi da me nell'entrare nel discorso politico. Ma Nino, quando dice delle cose, ha perfettamente ragione. Nel senso di dire, se non esiste una minoranza unita, ma a parte noi tre, proprio la minoranza di coloro che sono contro questa amministrazione a livello popolare, cioè non soltanto come cittadini, è chiaro ed è logico che già spaccati noi, che siamo, io penso che siamo, oggi dovevamo parlare di alternativa, che siamo un 10% secondo l'ultima votazione rispetto a quei voti che ha preso la maggioranza. È chiaro che, Gianni, che la prossima votazione loro stravinceranno nuovamente. Ascolta Gianni, questa è la verità storica. Oggi tra me, Abbate e Pesca, mo al di là di chi ha votato e chi non ha votato, mica un discorso. Dico, noi dobbiamo parlare di alternativa, fra 12 mesi si vota. Ma certo, adesso ci capito? Arriviamo, superato l'ostacolo. No, non ha superato niente. Minoranza dove all'interno non si discute, cara Gisella. Adesso, superato questo ostacolo, allora, si parlerà del futuro della minoranza e gli attacchi da fare alla maggioranza se stanno lavorando ma bene. Noi stiamo, perdonami. Stiamo ancora i vaccini sul 50% vaccinati. Ci stanno i vaccini ancora da fare. C'è gente che ha paura, chi non esce. Voglio dire, aspettiamo pure che passa tutto e ci uniamo. Ma penso che l'opposizione abbiamo sempre, Abbate lo sa, c'era Consolato, abbiamo sempre votato uniti e siamo stati uniti anche l'ultima volta. Quindi penso che problemi non ce ne sta. Dobbiamo parlare di alternative. Mo al di là chi sarà il candidato sindaco e chi non sarà. Ma l'importante è che noi troviamo una quadra, ma mica sono noi tre. Ci sta un'opposizione fuori dalle mura del Consiglio Comunale, è lì che bisogna interloquire, quell'opposizione è lì, perché questa maggioranza... L'opposizione al di fuori del Consiglio Comunale già viaggia sciolta, è il caso di Giovanni Basile che ha avanzato una candidatura a sindaco, senza, io questo Giovanni, non lo so, me lo direte voi se vi ha interpellato. Non lo so, io parto sempre da Gisella. Ti ha chiamato Giovanni Basile? Ma Giovanni Basile è un amico mio, un collega, è contro la maggioranza. Allora forse non vogliamo, oggi non vogliamo dire che chi è contro la maggioranza sta con noi, mo al di là di cosa si paventa e che sarà il futuro, se il sindaco sarà Mario Basile. Non è d'accordo. No, ferma, se il sindaco sarà Basile, sarà Agostino Abbate, sarà Gisella o Gianni Petrizzo, ma noi oggi qua, noi tre, ovviamente ci sta bene o non ci sta bene, dobbiamo stare insieme e iniziare a interloquire anche con Giovanni Basile, anche con Emilio Malandrino, con Mario Capo, ma ci stanno decine di persone a Agropoli che non aspettano altro di fare gruppo. Quindi se noi ci perdiamo... Ma il gruppo tu non lo puoi fare avanzando una candidatura senza parlare con i personaggi politici. No, scusa un attimo, noi abbiamo detto tutte e tre, mi sembra, siamo di linea comune, che diamo spazio a chi si vuole candidare scusami. E facciamo un passo indietro, lo abbiamo detto questo. Allora non è che ci possiamo... Prima uno dice una cosa e poi ne dice un'altra, perdona. Scusami un attimo, io voglio dire... La minoranza d'Agropoli è
si dice proprio che è minoranza, è molto inferiore a livello elettorale di quella che la stragrande maggioranza che loro hanno. Sei ora, scusami, sei d'accordo, Agostino? Allora, no, te no, solo, te, solo te, sì te, o te, no? Te, 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 no, però devo solo, terminare il concetto. Fammi terminare il concetto. Oggi, no, ma solo, Mario, perdonami, però no, la no, trasmissione però, fammela condurre. Perdona, io non voglio usare i vecchi metodi che fanno i conduttori, pure perché io non sono un conduttore televisivo, però mi piace discutere con amici innanzitutto e eventualmente trovare delle soluzioni a un discorso politico, figurati, cioè lungi da me. Allora, ha detto Mario Agostino che ci sono gli elettori di minoranza, sono inferiori a quelli di maggioranza, sei d'accordo? No, vedi? Sai perché non sono d'accordo, Mario? Aspetta, no, questo Agostino, questo volevo sapere, adesso continua Mario e poi torniamo su Agostino. Noi dobbiamo essere, realisti, non fantasiosi. Qual è la realtà dei fatti ad Acropoli? La realtà dei fatti ad Acropoli, noi veniamo da 4 anni in cui c'è stata una votazione plebiscitaria nei confronti del sindaco Adamo Coppola, che naturalmente ha usato tantissimo quello che è stata l'influenza da parte del sindaco Alfieri. Tutti voi di destra. Allora scusami. Voglio terminare. Sì. Allora, partiamo già in una svantaggiati. Quello che dice Nino, che ci sta una stragrande maggioranza di popolazione che non li vuol votare a qualcuno di diverso, era quello che dicevo io. Cioè, se noi riusciamo a raggiungere, a raggruppare l'intera opposizione e quindi fare un discorso di squadra reale di quelli che sono contro l'amministrazione, si può fare la partita. Ma è naturale ed è naturale ed è logico, che cosa? Che se ognuno di noi, come ha fatto Giovanni, perché a Giovanni Basili voglio bene, tu lo sai, è un caro ragazzo, disse a Giovanni: Giovanni, il tuo nome da sindaco può essere un nome ideale, però lascia che fuoriesce da quello che sarà un incontro, esatto, tra tutti quanti dell'opposizione. Allora, quindi se Giovanni Basile non partiva, oppure se fa adesso un passo indietro, può essere Giovanni Basile il nostro candidato a sindaco nelle prossime votazioni, ma devo uscire da un gruppo, da un discorso, da una discussione. Se già chi è nella minoranza parte sparato che vuol fare il sindaco, è chiaro che la minoranza già di per sé è sgretolata. Certo. Che cosa farà questa maggioranza sgretolata? Si affaccia davanti ai cittadini. I cittadini che cosa vedono? Vedono qualcosa che non gli dà nessuna garanzia. Esatto. Per cui praticamente ritornano sul passato e ritornano quindi a votare i soliti noti che amministrano l'attuale Comune di Acropoli. Chiarissimo, bravo Mario, sono d'accordo con te. Questo. Agostino, riprendi da quel no. L'esperienza mi insegna che gli elettori della minoranza non sono inferiori a quelli della maggioranza, hanno raggiunto un risultato tanto tanto maggiore, tanto quindi sconcertato quelli della maggioranza, perché fra gli elettori della minoranza ci sta chi ha voluto punire il candidato della minoranza votando quelli della maggioranza. Cioè, vi spiego, l'estrazione politico-partitica di centrodestra o di centrosinistra è ben chiara in Acropoli. Questa differenza gioca a favore del centrodestra, non del centrosinistra. Invece, se all'elezione comunale si è verificato il contrario, è perché è evidente delle invidie, tra virgolette, interne al centrodestra hanno fatto sì che il candidato, il rappresentante di un'estrazione di centrodestra venisse addirittura punito. Mario, io alle elezioni del 2017 ho consumato tutte le mie energie non per comprare la maggioranza, ma per tenere a bada gli oppositori interni che mi hanno distrutto, hanno tentato di distruggermi, però io da uomo anziano, navigato, non ho dato praticamente cedimento in nessun momento, sono andato avanti pur sapendo che perdevo con quelle condizioni di percentuale, pur sapendolo fin dall'origine, perché avevo notato già stranissimi movimenti interni che mi sconsigliavano di continuare, ma siccome sono una persona seria, avevo iniziato un percorso, l'ho portato a compimento, così come è stata sempre mia abitudine. Grazie Agostino. Allora, adesso la palla a Gisella Botticchio. Abbiamo superato, diciamo, l'analisi della minoranza, adesso possiamo parlare benissimo su un argomento a tuo favore, a tuo piacere.
Gli argomenti sono quelli che vogliono sentire i cittadini. Ma non ti interessa, vero? Non fai questa analisi di discussione. Vabbè, Abate è stato chiaro, chiarissimo. O Cioè, ovviamente allora, lui ha parliamo. anche dei risentimenti verso la popolazione, perché lui dice: io il 2017 ce l'ho messa tutta, e poi i risultati sono stati quelli sotto gli occhi di tutti. E quindi Abate ha detto: io il 2017 ero candidata nella lista di maggioranza. E poi pure mi sono trovata a fianco del collega Abate, proprio perché sono subentrata dopo le dimissioni di Pizza. Poi si è dimesso Ciangiola, quindi c'è stata una dimissione a catena della maggioranza, e quindi c'è una grossa falla dalla maggioranza. Ma già dalla fase iniziale, voglio dire, Però hanno scusami, vinto sei ma hanno perso d'accordo? allo stesso tempo. Però scusami, Hanno vinto e hanno io perso. capisco questa situazione, certo, però anche nella minoranza, nonostante siete in numero inferiore, secondo me bisognerebbe andare d'accordo e Ma costruire. noi non Ma siamo abbiamo. d'accordo Ma noi? guarda che io e Ma Mario guarda, ma ci dobbiamo vediamo andare tutti e tutti i tre, ma guarda, giorni. andiamo Io e d'accordo noi. Mario, Abate, perché dopo la pandemia, Abate Ma ovviamente esce purtroppo c'è stata poco. la pandemia C'è che stata la comunque ha pandemia. diviso anche i Tutta contatti questa umani. divisione io non la vedo. Poi chi magari si è battuto in un modo, chi Ma tecnicamente. scusate, No, ma prego, perché voglio finire, sennò perdo il filo. Chi si batte tecnicamente, chi politicamente, chi si batte in un modo, bene o male, una condotta l'abbiamo avuta tutte e tre. Prima c'è stato Caccamo. Io con Caccamo mi vedevo assiduamente, con Mario un po' di meno perché Mario è più impegnato, ma io con Consolato mi sentivo fino a 3 volte al giorno. Benissimo, però perdonami, non Voglio andiamo dire. indietro nel tempo perché secondo me dobbiamo costruire il nostro No, c'è futuro. E mi l'alternativa. interessa sapere soprattutto come la minoranza si organizzerà per il Però mi futuro. devi dare 2 minuti, Sì, te li sono do. 120 secondi che non mi devi interrompere. Assolutamente non ti interrompo, però Allora. cerchiamo di costruire durante la. Perché ce li siamo dette le cose, sappiamo che l'amministrazione, mi riferisco soprattutto a Gisella. I problemi del porto, la causa della piazzetta e poi le alghe, questo e questa. No, Io vabbè. però dico, lo dico davvero con molta sincerità, Mario, facciamo un passo in avanti per analizzare come fare per contrastare la maggioranza. Ma questo non lo dico, ecco, sempre come un media, no? Io penso di essere stato abbastanza chiaro. Allora, questi 120 secondi che mi lasci, abbiamo fatto un duro lavoro in 3-4 anni, abbiamo lavorato veramente con proposte, più che proposte, perché proposte ce ne sono poche da fare, anche perché Sì. loro vanno avanti, loro per i fatti loro la maggioranza, quindi non è che ne accettino. L'elenco l'ha fatto Oh, già abbiamo Agostino. dovuto, più che costruire proposte, abbiamo dovuto costruire l'opposizione a questa maggioranza, perché è una maggioranza che la prima cosa ha fatto? Ha eliminato le figure di assessori. Guarda che una maggioranza che non ha nominato un assessore al turismo e al commercio, cosa denota? Denota che non vuole costruire per la città, elimina le figure. È una maggioranza che elimina queste figure. Oggi mo ci vuole la montagna ralga, un ospedale Sono che non funziona. d'accordo con te, No, e Gisella, allora andiamo bisogna, avanti. fermati, bisogna costruire l'alternativa. Allora, su questo fallimento, l'alternativa, cosa vuol dire? Che Ok. non bastano noi tre. Noi tre possiamo parlare fino a Certo, domani. chiaro, sì. Dobbiamo aggregare persone. Mo, chi vuoi che è di destra, di centro-sinistra, 5 Stelle, Lega, non c'entra niente. La città aspetta. Aspetta un gruppo di persone al lavoro, perché l'anno prossimo noi a fine giugno dobbiamo stare al lavoro per salvare Agropoli, per Bene, vai riprendere avanti. Agropoli. Dobbiamo parlare di sanità. Chi ci rappresenta con la sanità? Chi va a parlare con De Luca? Chi Ma si preoccupa sì, ho dell'ospedale? Chi capito, si però preoccupa della costa, delle spiagge? non ti Chi si soffermare preoccupa della sulle viabilità? argomentazioni, No, chi per si favore, preoccupa però. della viabilità? Chi si preoccupa di una città Lo decadente? E quindi sappiamo. dobbiamo discutere. Ok. Dobbiamo fare gruppo. In che modo? In che modo? Facendo riunioni, squadra. La squadra vince. Allora, La squadra formate già la vince. prossima riunione. Sì. Io vi chiedo e soprattutto sarò disponibile con la mia emittente nel dare visibilità a questo Già incontro. per il 30 giugno Per ci possiamo esempio, vedere. scusami, Mario parlava di campagna elettorale, di propaganda già iniziata. La maggioranza si sta già organizzando. Vedi il caso di un partito nuovo, il Partito Socialista, con
Di Biasi, che già si è attivato da tempo, ha realizzato anche la sede del partito, ha fatto arrivare anche personaggi regionali per una maggiore visibilità e forza, e sembra che questo partito appoggerà il PD alle prossime elezioni con ipotetica candidatura del sindaco uscente Adamo Coppola. Dico ipotetica perché sembra che da alcune voci, insomma, forse non lo candidano, ma queste sono soltanto voci di corridoio, poi avremo magari una. Allora io questo dico. Posso devo finire. No, puoi continuare, però Gisella, se tu mi vieni a parlare, cioè, di alghe, l'ho detto già prima, di porto, costruiamo, anche i nostri telespettatori lo sanno, i problemi che ci sono in città, lo sanno, sappiamo che non esiste un assessorato al commercio dove il commercio appunto soffre da anni, eppure la città di Agropoli viene vista all'estero e soprattutto dal di fuori, perché io stato con delle persone, i turisti e quant'altro, che vedevano Agropoli come la città dello shopping, ma non ha un assessore al commercio, paradossalmente. Quindi parliamo della stessa lingua, Gisella. Però io dico, andiamo avanti, perché lo sappiamo quali sono i problemi, è inutile ricordarsi delle spettatori. Concentrati su di me, dici cosa stai costruendo come alternativa? No. Sto facendo gruppo. Ok, vai. Io sto facendo gruppo con cittadini che mi chiamano, che vogliono affiancarmi nella prossima tornata elettorale. Quindi io parlo di alternativa. Anzi, l'ultima riunione con i miei collaboratori, ognuno di loro si è preso un tema da sviluppare: commercio, turismo e sanità. Già. Però parli con collaboratori e non con le forze politiche. Collaboratori sempre in termini politici, è logico, loro vogliono fare politica. Poi il gruppo... Però non hai cominciato a parlare con Mario, con Agostino... è la pandemia, oggi iniziamo, oggi abbiamo iniziato. Scusami, la pandemia, adesso c'è la pandemia, però nel frattempo prima tu hai parlato con i tuoi collaboratori. Sì. Sta storia no, non no, è... No, vabbè, io parlo con i miei collaboratori, se mi dai un minuto. I miei collaboratori, ti sembrerà strano, passano dal mio negozio, sai come mi dicono? Signora Gisella, possiamo stare al vostro fianco perché noi vogliamo fare qualcosa per Agropoli, che la vediamo ogni giorno di più decadente, perché non c'è un politico di maggioranza che si presenta con un argomento. Cioè, tu hai visto i consigli comunali, hai visto la maggioranza che viene qua e parla, propongo, forse hai visto qualche partito che si costituisce. Ma noi vogliamo argomenti per la città, per tirare fuori questa città dal pantano. E come si tira fuori? Con una coesione, una collaborazione di cittadini, perché nascerà dal popolo. L'alternativa, ricordati, nascerà dal popolo, il popolo è sovrano. Oltre che deciderà nelle urne, incomincia a dire io ci voglio essere. Bene, e quindi contento. Io sto raccogliendo questa volontà popolare. Sono contento. Mario. Allora, io volevo dire questo, sostanzialmente. Oggi c'è la possibilità concreta, quindi l'anno prossimo, di poter cercare di poter vincere. Se diamo realmente l'alternativa ai cittadini. Perché c'è questa possibilità? Perché come tu sai... Scusami, ma come fai a vincere se ti alleerai col PD? No, un attimo. Devi rispondere. Ti rispondo subito. Poi dopo vai avanti, perché se no... Ti rispondo subito. Nella città di Agropoli, la gente non vota il partito, non è un'elezione politica, come può essere a livello nazionale, ma è una votazione sulle persone. Cioè, quindi la gente, quando sceglie il suo rappresentante, lo sceglie al di là di dov'è la sua collocazione politica nazionale, perché ritiene e può ritenere che quella persona... Però se tu ti candidi col Movimento 5 Stelle... Io non stavo facendo un discorso... Farà la coalizione col PD, Però scusami. Mario, rispondami un attimo. Facciamola la trasmissione, però. Con ragionevolezza. Però posso rispondere? Sì, però rispondimi. Allora, non è nemmeno certo che a livello nazionale
vi sia questa alleanza. Tanto è vero che nelle città di Roma, le città di Torino e nelle città più importanti, il Movimento 5 Stelle sta andando con un candidato a sindaco diverso rispetto a quello che allora è il PD. Dici PD. Gianni, noi, PD. Quindi io non posso rispondere, attendiamo il Partito Nazionale, cosa fa? Io sto dicendo che ad Agropoli è una situazione particolare, con la quale sicuramente, visto che lo scontro che c'è stato tra la scorsa votazione tra il Movimento 5 Stelle e il PD, non è una città in questo momento tale da poter già dire che ci possa essere un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. Tra l'altro, voglio dire, non rispecchia nemmeno quello che attualmente è a livello nazionale. Ti ripeto, nelle città più importanti i due partiti stanno andando in direzioni opposte e diverse, con dei candidati a sindaci diversi. Però chiaramente ho un'indicazione nazionale, ma non credo che venga applicata a quella che può essere la città di Agropoli. Seconda questione. Perché dico che c'è può essere la possibilità concreta di vincere? Perché, come tu sai, in questo momento all'interno del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale, della maggioranza, c'è una frattura tra, praticamente, principalmente tra un gruppo che fa capo a Adamo Coppola e un gruppo che fa capo a Massimo Laporta. Quindi c'è una frattura interna. Allora, io ho detto tra Adamo Coppola e Massimo Laporta. Io sto facendo questo, io sto parlando di questa frattura. Quello che fanno capo più verso Adamo Coppola. Tu mi hai chiesto di fare un discorso. Tu mi hai chiesto di fare un discorso di perché si potrebbe esserci la vittoria. Io ti sto dicendo, se c'è una frattura interna all'interno dell'amministrazione, in questa frattura interna noi possiamo tranquillamente formare un terzo gruppo coeso e compatto che possa naturalmente andare veramente a sfidarli. Perché? Questa è una notizia! È chiaro. Possiamo sfidare, perché quello che è il problema reale di Agropoli e per cui da 15 anni vincono sempre loro è che non arriveremo mai al ballottaggio, perché se noi riusciamo a portare un sindaco però coesi tutti quanti con minoranza che vada al ballottaggio, è un'altra partita quella del ballottaggio, e là realmente possiamo avere la possibilità concreta di vincere. Però ribadisco, per seguire la linea, no? Per non perdermi, lì però bisogna trovare un punto di riferimento insieme agli altri gruppi, quindi diventa ancora più complesso. Loro spaccati in due e noi con un terzo gruppo, cioè non sto parlando di un gruppo prendere un gruppo loro. Io sto parlando di un'altra cosa. Di un terzo gruppo che si può, che può andare a combattere con loro. Quindi alla fine avremo tre gruppi. Se abbiamo tre gruppi in competizione possiamo avere due che possiamo andare al ballottaggio. Questa è la cosa. Come fare questo? Ribadisco il concetto. Fare questo, abbandonare gli egoismi. Esatto, d'accordo. Cioè, praticamente mettere da parte tutte quelle che sono le idee. L'abbiamo detto prima, dai. E quindi scegliere un candidato. Un candidato l'abbiamo che ci possa rappresentare, certo. Un candidato che la gente su cui possa poter contare la gente, perché anch'io, come Gisella, passando tra i negozi, tra le persone, tra i miei clienti che vedo, c'è un fermento negativo nei confronti dell'attuale maggioranza. Certo. Ma ribadisco il concetto, laddove noi non gli diamo la possibilità concreta di potersi esprimere, giusto, noi li voteranno nuovamente là. E questa possibilità concreta in questo evento c'è. È vero, è vero. Agostino, sei d'accordo? Ma io sono d'accordo in parte con Mario sulla modalità sicuramente, però siccome non ci vedo chiaro, allora io non mi sono mai proposto, non mi sono mai sognato di propormi come candidato a sindaco nuovamente in questa tornata elettorale, non ho gradito praticamente certi movimenti che si sono verificati e quindi non ho chiesto incontri e non ho proposto incontri. Voglio vedere, voglio ascoltare, voglio capire. Che cosa succede praticamente nel cosiddetto centrodestra? Dimmi. Che cosa non hai gradito, Agostino? Niente, te l'ho detto, non ho gradito praticamente le prese di posizione, cioè le cordate contro il consigliere di opposizione, non si sono mai voluti interessare dei problemi della città, nonostante io li abbia invitati continuamente. Ma scusami Gianni,
Ma ti è nuovo tutto il ragionamento che ho fatto con te sui bilanci comunali? Mica ti è nuovo. Eppure non c'è stato nessuno che ha preso a cuore praticamente la mia intervista sul bilancio comunale. Non c'è stato nessuno che ha preso a cuore ciò che avevo detto in consiglio comunale per l'arroganza mantenuta nella fase di formazione e approvazione del PUC. Allora, siccome non c'è stato nessuno, devo ritenere o che siano tutti quanti con la visione della maggioranza, o che evidentemente ci sta qualche cosa interna che li blocca. Io prendo atto di questa qualcosa interna che li blocca e aspetto praticamente, diciamo, le loro decisioni. Sono disponibile a qualsiasi incontro, così come hanno detto in studio, senza fare un passo avanti, anzi facendone due indietro, come ho detto, però sono, diciamo, aperto. Ad occhi aperti, ma non sono ad occhi chiusi, assolutamente no. Cioè, ciò che si sta verificando nell'opposizione, io la vedo ancora nera, nera o scura. Oh, è un mio pensiero, non vedo chiaro. Così, Gisella. Vabbè, ha ragione. Io quando è stato votato il PUC, se lo condivido con quello che dice Abate, è stato il giorno 26, mi sembra Santo Stefano. È stata una scena. Allora, io ero da sola, diciamo, come opposizione, perché allora c'era la pandemia e tutto quello. Comunque, io ero in consiglio comunale ed effettivamente ha ragione Abate, assistere a quella scena che ogni votazione due, tre consiglieri uscivano. Entrava e usciva, entrava e usciva. La città di Agropoli, vedere a Perché me, entravano e uscivano? non potevano votare, lì si votava, diciamo, a step, evidentemente uscivano. Nella votazione c'era qualche conflitto di interessi. Mario, perché Io uscivano? sono rimasta lì, a Perché hanno fatto un tipo di votazione a comparti, comparti. Però spieghiamo ai nostri No, telespettatori che io, per esempio, allora dovrebbe essere sono stato, all'oscuro di dovrebbe questo. essere stato questo, io credo. Che la votazione era a comparti, per cui il consigliere che aveva probabilmente un interesse in un comparto doveva assentarsi e non poter votare per quel Ah, comparto, e ok. queste cose. Io sono rimasta da sola per 3-4 ore a votare, a astenermi. Cioè, se tu vai a vedere, C'eravamo noi come c'eravate voi televisione, abbiamo e fatto. loro, la maggioranza, continuamente si alzavano e uscivano, si contavano per riuscire ad avere la maggioranza, entrava e usciva. Quindi, il popolo ha ragione Abad. Se ha guardato quel video, effettivamente è un video sconcertante, perché è la maggioranza che ci ha tenuto a far passare il PUC e a comparti, e loro, ognuno di loro, Quanti erano? si Un sono comparto non lo so. contati. La maggioranza No, quant'era? non lo so quanti erano i Era di nove comparti. persone, si contavano ogni volta, uscivano due e restavano, si contavano col numero. Ti voglio far capire. Loro dicono che adesso sono divisi. Io non ci credo che la maggioranza è divisa. È divisa sicuramente sulle spartizioni, perché quelli fanno quello dalla mattina alla sera, e quello tocca quello e quello tocca quell'altro. Però non credo che l'anno prossimo loro andranno divisi, perché arriverà qualcuno che ne sa più di loro, si siederanno tutti quanti e troveranno una quadra. Io ovviamente, dice, ma dal canto tu, io sono consigliere libera, sono libera, libera. Ho aderito a un partito, mai chiesto niente al partito, ho portato 1.000 voti alle regionali, alla Lega, io ho portato, ecco i 1.000 voti miei, è scattato pure il quoziente. Voglio dire, non ho mai chiesto niente, mai. Sto lì a curare gli interessi dei cittadini e che nasca un'alternativa, perché dopo dure battaglie, come assistere a un PUC votato in quel modo, assistere al 31 dicembre un bilancio votato in quel modo con un parere contrario e assistere a tante scempiaggini, è ovvio che c'è una volontà, lo ribadisco, popolare. Magari tante persone non saranno neanche elette più, questo non lo dico. Può darsi che noi tre non saremo neanche eletti. Va Può bene, darsi che nella maggioranza quelle persone lì si dovranno pure cercare un allora. lavoro, non saranno eletti più, perché è quello che io invoco. Quelle poltrone le devono lasciare e dare ossigeno a questa città morente.
Morente di servizi. Grazie Gisella. Servizi, questo lo devo dire prima di chiedere in regia ad Andrei, che ringrazio assolutamente. Morente di servizi. Fa una regia strepitosa. Guardate, dammi la totale, Andrei, guardate. Ha dato la possibilità ad Agostino Abate di stare insieme a noi virtualmente nel posto, insomma, che mi affianca sulla mia sinistra e sulla destra di Gisella. Guardate che perfezione. Quindi grazie André, era giusto valorizzare anche questi ragazzi. Volevo chiedere alla regia un attimo quanti minuti abbiamo, quanto tempo è trascorso. 1 ora e 5 di registrazione è volata via come nulla fosse. Facciamo un ultimo passaggio e poi salutiamo i nostri telespettatori, altrimenti li tediamo e ritornerete qui sicuramente più compatti. Quindi ultimo giro, partiamo da Mario, poi Gisella e chiude Agostino. O vogliamo fare al contrario, Agostino? Chiudi tu. Vai Mario. No, io volevo soltanto dire questo. Adesso abbiamo parlato un poco della politica in generale, di cosa bisognerà fare per il futuro. Certo. Il grande problema del comune di Agropoli in questo momento da parte dell'amministrazione comunale è quello dell'assenza di ogni programmazione. Cioè noi viviamo, io questo ho sollevato alla prima votazione per quanto riguarda il bilancio comunale. Il bilancio comunale, che è qualcosa che loro fanno passare come se fosse un bilancio di un SPA sostanzialmente, perché mettono soltanto i numeri uno dietro l'altro, è la cosa più importante di un'amministrazione comunale. È là che si caratterizza poi un'amministrazione comunale che vuole fare delle cose rispetto ad altre che vogliono fare altre cose. Ebbene, quel bilancio, se lo vai a sovrapporre, se il bilancio comunale lo sovrapponi a quelli degli altri anni, è perfettamente uguale. Simile proprio. Simile. Perché? Perché manca un copia e incolla. Perché manca la programmazione, manca quella che è la fantasia che deve portare ognuno, ogni amministratore ad amministrare, anche la fantasia del fare delle cose eccezionali è quello che va fatto. Oggi noi abbiamo una grande possibilità, i recover funds. Noi se per poter attrarre i recover funds, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo investire, per quanto riguarda il prossimo bilancio, nella progettazione. La progettazione è qualcosa di importante, perché se noi abbiamo la possibilità concreta di avere, di poter già avere oggi quelle che saranno le progettazioni, noi nell'immediato, come uscirà il bando a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, noi con quel programma che già abbiamo subito nel comune attraiamo degli investimenti. Perché se noi immaginiamo di poter fare tutto per quanto riguarda i fondi del comune, assolutamente questa possibilità non c'è più, anche perché siamo abbastanza indebitati. Allora quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo fare da attrazione. Siete quasi in dissesto, mi sembra, no? Io credo che ci sia quasi un dissesto, ma bisogna fare dell'attrazione, perché se noi portiamo ed attraiamo i capitali che vengono dall'Europa adesso del recovery fund, significa praticamente nell'immediato di poter fare le cose per il futuro. E questa è la grande programmazione che va fatta nel bilancio. Noi nel bilancio dobbiamo investire in quello che sarà il futuro di Agropoli. Chiarissimo, è chiaro. Questa è la cosa che non è stata certo, assolutamente fatta, ma tra l'altro voglio dire, io ho contestato all'ultimo bilancio un qualcosa di fantastico, cioè nella relazione che deve essere programmata nel bilancio, relazione di cosa bisogna fare nell'anno, non c'è assolutamente nulla, si riportano 3 o 4 cose con la descrizione del comune di Agropoli. Allora, ecco, il comune da questo punto di vista è assente. Seconda questione importante sul bilancio è che noi siamo portati sempre a votare il bilancio dopo che ci fa la diffida il prefetto alla votazione. E questo che significa? Significa che noi agiamo sempre con i residui, quindi non abbiamo mai la possibilità concreta di andare avanti e di una programmazione annuale. Questo è quello che bisogna fare. Poi la cosa più importante è naturalmente il turismo. Cioè noi, io l'ho detto tante volte a tutti. Vabbè, quanti. Il turismo ne parleremo l'anno prossimo, Mario, no, voglio soltanto dire, non è possibile, non è concepibile che ad Agropoli non vi sia un assessorato al turismo. Assolutamente. Cioè, perché un assessorato al turismo, è commercio per la programmazione di quella che deve essere il futuro. E questo dobbiamo farlo nell'immediato. Se programmiamo questo, se facciamo capire questo ai cittadini, se facciamo capire che vogliamo raggiungere questi obiettivi, la gente ci sarà vicino e ci starà vicino. Se invece
Noi soltanto andiamo a fare quello che possono essere degli sconti, cioè la gente non ci capirà mai. Esatto. Grazie. È detto bene. Allora, Gisella? In questi ultimi 10 mesi noi non abbasseremo la guardia, quindi sarà un'opposizione dura, come abbiamo sempre fatto, senza sconti, perché non ce ne saranno, in quanto i loro comportamenti ancora oggi sono nulla, il nulla per la città. Ancora pensano, immaginano di ripristinare l'autovelox perché possa dare l'ossigeno alle loro casse. Ma l'autovelox su quella strada, caro sindaco, io insomma le voglio dire, può essere ripristinato, perché è giusto, si fa, come si dice, si fa sicurezza, ma a 80, a 85, non a 50. Lì veramente si batte cassa per poi riuscire a, insomma, questo bilancio che oramai è un disastro. Io non so per il 31 luglio cosa sarà, può darsi pure che andate a casa, perché poi devo vedere la maggioranza come alza la manina, devo vedere la maggioranza. Scusami, ma in merito al regolamento della... Di quale? Là sono tutti i regolamenti, sono stati ritirati. Della polizia municipale, il regolamento sul del centro polifunzionale. Secondo me, ecco, su questo centro polifunzionale si scatenerà, tra virgolette, una guerra infinita. Io perché... penso che lì lo debbano rivedere, va rivisto, perché il centro polifunzionale per anziani deve restare. Il centro per anziani. Non ci sarà, non lo può scontro, la secondo politica. Te, in maggioranza? Lo guarderemo, lo dobbiamo leggere. Non e se sei stato... a conoscenza di questo? Allora, proposto... tra di loro, scusa un attimo, ma l'hanno ritirati tutti, è normale che c'è uno scontro. Ma l'avete letto? Ho fatto pure un intervento. Il regolamento, l'avete letto? Allora... L'hai letto il regolamento? Eh sì, lì vogliono, il presidente dovrebbe essere il sindaco o chi per esso un delegato. E ovviamente si porta alla politica, quello diciamo è stato proprio il punto più scottante, dove loro, tra di loro, sono in dissenso. Perché ci sta pure l'assessore e ci sta l'assessore alle politiche sociali, che penso che andava interpellato, andava studiato insieme, e chiamare anche noi. Ma non è un loro riferimento il sindaco, non vedo quale sia il problema. No, il problema è il problema, forse non c'è stata un'intesa fra di loro, e quindi hanno ritirato, c'è stata una ammutinamento, non lo so, hanno ritirato tutti i regolamenti, e probabilmente hanno pagato allora. Poi pure i regolamenti, quelli che andavano, beh, cioè, erano allora, condivisi da tutti, probabilmente. Allora scusami un attimo, per quanto riguarda il regolamento di cui parli tu, cioè là si è manifestato uno scontro di cui parlavo della politica, perché da un lato hanno tentato di portare avanti un regolamento senza la consultazione di quello che l'assessore preposto, vale, l'organo, dire, competente. L'organo competente e l'assessore è il politico. Vanna da Rienzo. Vanna da Rienzo. Ma la cosa più sconvolgente di quel regolamento... Ma chi l'ha presentato, perdona? L'ha presentato consigliere. Il consigliere Coppola. Dinardo, Verrone e Coppola. Quindi è come se avessero scavalcato un poco l'assessore Vanna Darienzo. Ma quello che è più sconcertante è che hanno fatto un regolamento che non esiste da nessuna parte d'Italia, perché il centro sociale è un centro per persone anziane, per anziani, ed è autonomo rispetto a quello del comune, cioè naturalmente certo, sì. c'è soltanto un rapporto che ha l'assessore preposto con il centro sociale. E tu che fai, ci vai a mettere il sindaco Allora, praticamente, loro dicono praticamente in questo regolamento hanno inserito una norma con la quale il presidente doveva essere nominato direttamente dal sindaco da un suo delegato. Fare questo significa andare a porre un elemento politico nel centro sociale. Tra l'altro, voglio dire, in quel regolamento va modificato in tantissime altre cose. È la prima volta che si parla in Italia che si può fare parte del centro sociale a 50 anni. Due, praticamente, addirittura si vuole imporre a coloro che fanno parte del centro sociale di fare delle gite massimo per un giorno fuori, massimo per una notte. Cioè, com'è possibile? Cioè, è un centro autonomo. Se loro decidono di fare una gita, di andare da qualche parte, perché lo andare. Si vuole imporre? Questo non questo non l'ho capito nemmeno io, perché non esiste nessuna parte. Cioè, se questi anziani si mettono d'accordo e vogliono andare a Firenze, non possono andare a Firenze, perché massimo possono stare una notte fuori. Quindi massimo possiamo andare a Napoli o a Caserta. Capisce? Non l'ho capito. Quindi questa è la realtà dei fatti. Allora il comune. Ma per una questione forse di soldi. Ma no, ma di spesa. No, non nemmeno di soldi. Nello statuto. Nella regola dello statuto, anche perché
loro si autotassano, non è che il comune al massimo gli mette il pullman come a disposizione. Non è vabbè, che, ma questa clausola non l'ho capita nemmeno io, tanto è vero che ne abbiamo fatto una discussione anche prima per quanto riguardava questo qua, nel dire guardate, questa cosa. E che ti hanno risposto? Non hanno risposto, hanno fatto questo regolamento, poi no, votiamolo così e basta, cioè capito? Cioè, non ti fanno discutere, quello che dice, nelle commissioni non l'avete discusso, scusami. Ma nella commissione io l'ho discusso, tanto è vero che ho fatto mettere a verbale, che io praticamente ero contro perché tutte le proposte a me avanzate erano state bocciate. Quindi voglio dire, noi col centro sociale abbiamo un obbligo anche morale nei confronti di chi è più grande di noi di accompagnarli, di stargli vicino, non di praticamente andargli addirittura a imporre quello che noi vogliamo. E questo è un qualcosa che io mi sono battuto e mi batterò sempre per l'autonomia. No, solo questo. Grazie. Voglio chiudere con questo fatto, che è un fatto negativo per la città di Agropoli e per il rispetto che va alle persone anziane, che adesso cerchiamo di capire perché non esistono figure come assessorato importante turismo e commercio, se hanno progettato un qualcosa senza neanche interpellare l'assessore ai servizi sociali. Questo che vi fa capire? Che è dittatura questa qua, queste sono opere proprio da dittatura. Bene, io comando e basta. Agostino, allora chiudi tu questo giro e poi salutiamo i nostri telespettatori. Sì, allora per quanto riguarda il regolamento, perché ho visto che l'ultimo punto della discussione è stato il regolamento, vi do una notizia. Io una settimana fa ho presentato una mia proposta di regolamento sul centro sociale polivalente. Ovviamente in questa mia proposta di regolamento del centro sociale polivalente, che dovrà avvenire obbligatoriamente nella prossima seduta consiliare, l'elezione del presidente è addirittura affidata all'assemblea e l'elezione del direttivo pure, di conseguenza quindi ho ribaltato tutte le previsioni scellerate, previsioni da pastetta di sì in consiglio comunale, che avevano fatto i tre consiglieri comunali proponenti. Ho presentato anche un'altra proposta di delibera, che è quella della modifica al regolamento di funzionamento del consiglio comunale, per far sì che una volta per sempre i documenti ci vengano trasmessi completamente nei termini stabiliti. Quindi, come ben vedete, sono stato e continuo a essere operativo a modo mio, così come l'ho fatto per tanti anni. Quindi avranno una bella gatta da pelare, perché è arrivato anche la mia proposta di regolamento sul centro sociale polivalente. Poi, che cosa dire agli elettori, ai cittadini che ci stanno ascoltando? Dire delle cose molto molto semplici. Siamo in un comune strutturalmente deficitario, siamo in un comune che è ingessato nella programmazione, così come ha detto pure Mario Pesca, soprattutto nella programmazione territoriale. I cittadini di Agropoli avranno le mani legate per anni, perché per anni non si procederà a redigere i PUA, i piani urbanistici attuativi, e quindi il territorio è ingessato, bloccato in ogni sviluppo territoriale. E siamo in un territorio che è bloccato nella democrazia consiliare, perché per colpa della gestione di questa maggioranza le minoranze praticamente non possono accedere a nessuna proposta, perché trovano sempre da ridire sull'applicazione dei regolamenti. Cioè regolamenti che loro praticamente violentano in ogni modo, ma che dicono che invece stanno rispettando. E io queste denunce sulle violazioni del regolamento ne ho fatte a decina al signor prefetto di Salerno, data, timbro e firma. In una di queste ho scritto perfino: se lei ritiene che sia io il sobillatore, prenda provvedimenti contro di me, consigliere comunale di Agropoli, se non li vuol prendere contro chi in maggioranza abusa di questi regolamenti. Quindi, dopo che abbiamo detto tutto questo ai cittadini, che giustamente devono praticamente aspettarsi un territorio ingessato in un comune strutturalmente deficitario, e quindi ci sarebbe tanto da fare, aspetto decisioni da parte di tutti coloro che si dichiarano di cosiddetta opposizione a questa maggioranza, perché, come abbiamo detto prima, sono aperto a qualsiasi valutazione, ma valutazione e non interpretazione soggettiva di altri. Molto bene. Bella questa chiosa finale di Agostino Abbate. Io ringrazio i miei ospiti, sono stato davvero contento di realizzare una trasmissione finalmente di nuovo con voi. Ricordo durante la pandemia che ci collegavamo attraverso internet, i cellulari e quant'altro. Grazie quindi a Gisella Botticchio, grazie a Mario Pesca, grazie a te Gianni, Agostino Abbate. Buonasera, e ai cittadini. Vi attendo qui, ecco, per
portare notizie riguardanti una coalizione molto più, ecco, incisiva e con delle proposte importanti, in modo tale da far valutare soprattutto i nostri telespettatori per un prossimo voto, chissà, nel 2020. Grazie ad André Giaccio in regia, Gerry Giaccio alle riprese e anche la redazione di Raffaella Giaccio salutiamo questa sera. Visto che la puntata è stata davvero frizzante, veloce, mi è piaciuta tantissimo, Raffaella. Davvero. Ciao Raffaella. Ciao Raffaella, ciao. A presto.